C'è anche un siciliano che fa da mediatore. Allora, perché allora il senatore Sicleri, che è la componente calabrese aggiuntiva, di dirci anche lui di Grazie. completare il quadro, prego. Grazie Giorgio. Buongiorno a tutti. Sono qui delegato dal Presidente del gruppo di Forza Italia al Senato, Anna Maria Bernini. Ci stiamo occupando del Sud e anche al Senato. Nonostante la piena indipendenza e autonomia della Camera dei Deputati e del Senato, Forza Italia dimostra sempre grande unità e compattezza sui temi che riguardano il nostro Paese. Lo dimostra anche oggi su un tema così delicato che è quello del Mezzogiorno, che sta a cuore a tutti, ma sta a cuore anche adesso al Nord e credo anche all'Europa, perché non si può avere un'Italia forte se non c'è, non si può avere un'Europa forte se non vi è un'Italia forte. L'Italia per deve essere forte deve guardare al sud, che è la parte più importante dove ci sono un potenziale enorme inespresso che va dal turismo all'agroalimentare che ancora oggi ne soffre per la distrazione politica che c'è stata negli ultimi anni in particolar modo. E sì, la questione meridionale ha quasi un secolo, più di un secolo. Quindi l'isolamento del sud è la questione che noi dobbiamo affrontare principalmente, perché oggi l'isolamento ha portato a una disoccupazione al 70% giovanile in Sicilia, al 60% in Calabria, ma la media del sud supera il 55%. Abbiamo dei problemi che sono certificati dall'Agenas, dal Ministero della Salute, come diceva prima Russo, e che riguarda i LEA, quindi gli adempimenti rispetto all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, che nelle 7 regioni, soprattutto le 6 regioni del sud e la Sardegna, non raggiungono i livelli qualitativi che sono indicati dagli stessi indicatori. Quindi ecco il diritto alla salute che manca, viene calpestato nelle 7 regioni, il problema dell'uguaglianza, articolo 3 della Costituzione, che non è garantita perché gli investimenti che sono stati fatti in Italia, nel resto del paese, ecco, non sono stati fatti al sud. L'abbiamo visto anche nelle spese investimenti dei precedenti governi, dove invece di dare il 34% al sud se ne dava molto meno e c'erano anche i fondi europei all'interno del 28% che veniva destinato al sud piuttosto al 34%. Quindi io ringrazio i colleghi della Camera che hanno fatto un grande lavoro per quanto riguarda il Sud e che stiamo discutendo e che affronteremo nei prossimi giorni insieme anche al Senato. E vorrei ricordare anche che per le grandi opere che oggi il Sud ha bisogno ci vogliono tanti anni per realizzarle, perché le grandi opere per essere realizzate ci vogliono 15 anni secondo l'ANCE, secondo l'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili, ci vogliono 15 anni, 8 per finire tutto l'iter burocratico, 7 per realizzarle. In un DEF dove ci sono 37 miliardi di manovra, 22 in deficit e nessuna spesa e investimenti, voglio sapere quando inizieremo a guardare al sud per quanto riguarda le grandi opere e i grandi investimenti. Se non iniziamo adesso, per finirle fra 15 anni, chissà quando inizieremo a dare una grande opera al sud. Certo Toninelli viene in Calabria e con le carrozze di 30 anni fa, che venivano utilizzate 30 anni fa al nord e finalmente ecco, Senza passare dal Brennero arriva però. se ne vanta di aver raggiunto Senza questo. passare dal Brennero Senza passare dal. No, oddio, magari a chiederlo pensa che Brennero si trova in campagna, quindi questa. Ho incontrato la sorella di Toninelli fuori a proposito che mi intervistava. E allora, ecco, il Sud ha bisogno di grande attenzione. Io ringrazio i colleghi della Camera per questo grande rapporto, questa grande sinergia che c'è con il Senato. Ringrazio Mara Carfagna che da sempre è impegnata per il Sud. Ha detto prima bene rispetto alla politica assistenzialista del Sud, perché se oggi c'è una grande frattura fra Sud e Nord è dovuta al fatto che hanno sempre adottato politiche assistenziali per il Sud. Dare ancora oggi una politica, prevedere ancora oggi una politica assistenziale per il Sud significa dare la morfina. Fino al sud. 1.800.000 giovani sono andati fuori negli ultimi 17 anni, ma non per cercare reddito di cittadinanza, vorrei dire a Di Maio, ma per cercare lavoro. Quindi, caro Di Maio, investi quello che noi ti consigliamo nelle grandi opere, nelle infrastrutture per il sud, e il lavoro ce lo creiamo da soli. Magari daremo lavoro anche a chi non è del sud nelle nostre regioni. Concludo dicendo che nelle prossime settimane presenteremo l'intergruppo per il rilancio del Sud e delle isole al Senato, dove c'erano anche i colleghi della Camera, e al Senato abbiamo già presentato una modifica del regolamento del Senato che prevede la nascita della Commissione permanente per il rilancio del Sud e delle isole, perché il problema del Sud deve essere affrontato non soltanto dal gruppo parlamentare nostro, che da sempre ha grande attenzione.